Buongiorno ragazzi e bentornati su Officina del Pilota. Come va? Come state? In questo video scanno la Subaru sui tornanti in Abruzzo. Ho provato le Yokohama Advan A052. Nel video precedente abbiamo visto le Toyo R888R, gomma super performante ma in autostrada decisamente rumorosa. Con la Yokohama tutta un'altra storia. Ma questa gomma tiene come la Toyo? Ecco, lo scopriremo nel video che vedrete tra pochissimo. Bello però, stiamo qui, se inserisco più cattivo, ma dai, ma come va sta gomma? Prima di iniziare vi do un consiglio, cambioruote.it dove ho comprato gli pneumatici, è un nuovo sito, finalmente, vendono pneumatici, cerchi in lega e ruote complete, anche se non sei un esperto il percorso guidato ti aiuta tantissimo a scegliere i cerchi compatibili per la tua auto e soprattutto omologati e poi nel caso invece volessi acquistare tutto il pacchetto, quindi di ruote complete, la bilanciatura, il montaggio e la bilanciatura sono gratuite. Per ogni tipo di pneumatico hai una scheda tecnica dettagliatissima con le immagini in HD, quindi vedi anche che ruote ti stai comprando. E la cosa anche bella è che se hai problemi puoi chattare con cambioruote.it, gli puoi mandare una mail, l'assistenza è fantastica. Il pagamento è con PayPal, bonifico, carte di credito, Scalapay. Puoi anche scegliere di farti spedire i cerchi o gli pneumatici in un centro assistenza convenzionato e la consegna è sempre gratuita. Io ho aspettato circa 3 giorni. Tra l'altro, il DOT delle gomme era di fine 2021, quindi anche quello conta, fa la differenza. L'assistenza tecnica è giusta, puntuale. Io mi sono trovato proprio bene. Vi lascio qui in descrizione il sito internet per comprare gli pneumatici, ma adesso saliamo sulla Subaru perché è ora di scannarla per bene. Mamma mia ragazzi, come va quella macchina? Faceva un gran caldo, 30 gradi, poverina, veramente l'ho messa sotto stress, ma che goduria, che bomba, mettiti le cuffie e buona visione. Bentornati su Officina del Pilota ragazzi, come andiamo? Oggi fa caldissimo, devo testare queste Yokohama Advan A052, che ne pensi della inquadratura POV? A me piace, spero piaccia anche a voi. Sentiamo come vanno queste gomme che ho acquistato su cambioruote.it. Il DOT è di fine 2021, quindi questa è una cosa molto importante per chi vuole una gomma fresca con una bella mescola fresca. Al primo impatto ti dico che in autostrada le gomme non sono assolutamente rumorose rispetto alle Toyo R888R. Queste sono delle gomme molto più civili. Sono molto morbide come mescola. È la carcassa, dici che è diversa? È la carcassa più dura. Come mescola invece è molto morbida. Quindi pressione a 2,2 per andare su strada e quando andiamo a fare il test la tiriamo giù a 1,8 sotto consiglio del buon Luigi. Si mette a 1,8 tutte e quattro, si scaldano bene le gomme, si mandano in temperatura, quindi vuol dire che devi fare almeno un 4-5 km per scaldarle bene, senza stressarle troppo perché poi mandi in crisi le molecole, come ti dicevo, e rischi che la gomma non funzioni. Quindi scaldarle bene, al momento in cui sono calde si riportano a pressione tutte a 1,8 se sono salite di un 0,1, poi si parte e da lì non ci si ferma più. Si scanna, da lì si scanna. Vediamo quanto sta la pressione, devo scendere un po'. Ok, 2. Ho rimontato i cerchi originali sulla Subaru, quindi abbiamo un cerchio da 17 pollici con canale da 7,5 e la gomma è una 225-45-17. Questo asfalto è molto abrasivo, sicuramente letrito. Sono curioso di vedere a fine turno, a fine test, come sono messe le gomme. Di freno dentro, lascio, vediamo il grip davanti, bestiali, bestiali, belle, belle col freno dentro, tiene da morire.
Yoko e mi dicono che vada bene, e infatti ti ringrazio del consiglio, perché questa è la prima volta che io monto Yokohama sulla mia Subi e senti come scende bene. Oh, che buca. Vai. Un pochino di sottosterzo. Bello però, stiamo qui. Se inserisco più cattivo. Ma dai, ma come va sta colpa? Figa se va. Figa se va. La pressione è salita a 2,4, da 2 bar a 2,4, anche a 2,4 la tenuta di strada è notevole, la macchina tiene la strada benissimo con questi pneumatici, anche con l'innalzamento della pressione, quindi il range d'utilizzo va da 1,8 fino a 2,4, 2,5, con una tenuta incredibile, non si intraversa la macchina neanche nei tornanti stretti di prima marcia, questo ti permette di andare su ancora più forte. Merito anche della trazione integrale, la macchina grippa bene davanti e dietro, viene su come un diavolo. Comunque la gomma è impressionante, raga, impressionante. Non potrei desiderare di meglio, sinceramente. Poi questo asfalto è molto abrasivo, anche a tratti scivoloso, ovviamente lei con la trazione integrale non si fa nessun tipo di problemi. C'ho le mani che mi formicolano per il piacere che mi lascia sta macchina con questi pneumatici. Poi aiuto. Andiamo a vedere ora alcune differenze di dimensioni e peso tra le Toyo e le Yokohama. Della superficie del battistrada tu devi prendere da qui, certo. Ok? Quindi da qui, vedi, dice 21,5. È un centimetro. La larghezza totale del pneumatico è 23,5. La larghezza totale 23. Okay, allora. Vorrei sapere quanto pesano le gomme diverse. Ok.
Ok, questa è la R888. Vediamo quanto pesa. Allora, pesa 10,5 kg, la toglio. 10 e mezzo. Vai. Queste pesano 9,5. Un chilo di meno, ragazzi. Ben un chilo. È tanto un chilo di meno. È tantissimo. Un chilo per ruota è tantissimo, soprattutto sui pesi non sospesi. Quando vai in accelerazione ne senti veramente tanta la differenza. Diciamo che comunque sia Yokohama è sempre un gradino sopra, è molto professionale, quindi bisogna saperle anche utilizzare, non è una questione solo di pneumatico in sé per sé, perché non è che uno mette sotto la gomma e quindi va forte, devi saperla scaldare bene e saperla mantenere in temperatura, altrimenti comincia a scivolare e perde tutta l'efficacia della gomma e bruci solo molecole e basta. Che era abrasivo, gomma martoriata come dopo un turno in pista. Sono già 10 minuti che ci siamo fermati, controlliamo un attimo la pressione. È due, poco meno di 2,2. Quindi comunque lei anche a 2,2 tiene bene, perché Ciardullo mi diceva che la R888 da 1,8 a 2,6 c'ha sempre un ottimo grip, mentre questa da 1,8 a 2,3, 2,4 lavora bene, poi oltre a quella pressione comincia a scivolare un po' e non mi è sembrato. Magari lui intende proprio in un uso da pista, un track proprio di quegli estremi. Beh, 2,2 è una buona pressione, se sì, quando inizia a camminare. Esteticamente non sono belle come le toglio per niente, per niente. Però la pasta è bella, sì. Però la pasta è bella e noi ci interessano le prestazioni. Il risultato, un po' di polvere l'hai fatta. Vediamo questo, guarda qua. Che spettacolo. Però le auto da rally devono essere così belle, sozze. Ma le Yokohama le fanno per le moto? No, non le fanno. Se no le avremmo già provate. Esatto. Ciao ragazzi, grazie di essere arrivati fin qui, vi lascio www.cambioruote in alto a sinistra se volete acquistare gli pneumatici, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e aspetto un vostro like e un commento. Noi ci vediamo nella prossima puntata, ciao!